Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo Play With Me. Come vi ho detto nei due Play With Me precedenti, che vi linko qui sotto, qui sopra e nell'info box e a fine video. Non mi inquadro al momento perché veramente non sto tanto bene ultimamente, quindi no, non mi inquadro. Questo Play With Me sarà tema unicorno, come vedete questi due meravigliosi washi tape che ho preso da AliExpress, ma non solo tema unicorno, sarà un po' tema unicorno, pardon, principesco. Questo qui ha questi, mi sembra di aver fatto. Ah, questi non ve li ho mai fatti vedere. Non so se sia nel vecchio video haul di AliExpress o è quello che non è mai venuto fuori. Questo qui ha questi sticker qui. Quindi andremo a usare il tema GM. E questo qua, fiori, chiedo perdono della voce, ma veramente, raga, non sto tanto bene. E quest'altro, ma questo mi sembra di avervi fatto vedere, comunque sono a tema principessa. Questo l'avevo già utilizzato in un vecchio Play With Me, che è questo qui del Mago di Oz. Poi abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, poi abbiamo Biancaneve e poi abbiamo Cenerentola. E ovviamente sticker di unicorni, che anche questi li ho presi da AliExpress. Magari se trovo il link di questi washi, questi stickers, ve li carico qua. Ovviamente andremo a utilizzare questo Happy Birthday, penso, non credo, perché abbiamo un compleanno, ma non credo, sempre presi da AliExpress. E sempre preso da AliExpress in tema Happy Birthday, andremo a utilizzare questi qui, che sono stickers sia tondi che tondi grandi, tondi piccoli, che quadrati. Ora andremo a vedere quali andremo a utilizzare, non so, e nulla, magari se prenderò qualche altro sticker lo prenderò dai miei classici stickers, che sapete che ho fatto questi quadernoni. Ora andiamo a aprire la nostra agenda. Allora, ho una piccola modifica da farvi vedere. Questa dashboard iniziale con questi, allora, ovviamente, pardon, ovviamente questo qui l'ho scaricato dall'internet e lo fa in un formato A4, io l'ho diviso in A5, quindi è venuto fronte e retro, e con la colla questa qui glitterata ho scritto il 2019 e 2019 da questa parte e ho incollato questo washi del Lidl. Poi ho fatto un color code, come vedete, questo qui con questa carta sempre della Lidl, per farmelo mettere qui, perché quando io lo apro almeno so più o meno le cose. Niente, andiamo alla settimana corrente. Allora, qui ho scritto, non so se si veda, buon compleanno Emma, perché è la bimba di una mia amica che compie gli anni. E andiamo a guardare cosa dobbiamo andare a mettere. Allora, andiamo a prendere la penna viola e andiamo a mettere il lavoro. Qui mettiamo uno e due, perché ho fatto, poi vedremo quando andrò a scrivere, qua, qua, qua e qua, e andrò a colorare intanto questo, perché l'ho fatto. Ok, poi andiamo a prendere la penna blu azzurra e andiamo a fare un quadrato per l'appuntamento qui. Poi un altro. Raga, scusatemi, ma ho il fiatone, ma non stando bene, è così. La penna fucsia andiamo a mettere sul martedì, perché sto girando oggi il video, quindi scritto girare il video, ma io devo farlo così che ho girato il video. E stessa cosa andiamo a fare qui, anzi qui l'ho già scritto i giorni, ah no, non ho scritto, qua ho girato un video. Il venerdì, aspettate, che non lo guardo scritti qua, non ce li ho scritti qua. Il venerdì ho girato un video, quello qua, sì, scusatemi. Il sabato e basta. Il 13, fatto, a posto. E qui abbiamo fatto il girato il video. Poi con la penna, questa qui, facciamo le entrate. Qui ho avuto delle entrate perché ieri ho lavorato e quindi mi sono
venute delle ingrate e con la penna, questa qui, questa qua, vado a fare un cuoricino qua perché il 17 è il compleanno di Emma. Ok, poi vado sul today, queste sono le settimane scritte, vedete, comunque, e vado a prendere la settimana corrente. Stacco, perché quelle voi siete staccate, che nessuno vi ha detto. Metto di qua, ti stacco anche questo e vado a prendere questa settimana e questa qua. Ora, ok, ora vado a metterla qui e vado a mettere i washi, tanto se faccio un po' di ordine. Come vado a fare? Allora, vado a fare questo che vedete che è leggermente più grande, ma di proprio poco poco. Vado a farlo, lo metto qui, su tutta la riga esterna, come salvabocco. Poi questo qua lo vado a mettere come divisori. Allora, scusatemi se vedete il dito qua, ma praticamente sono in pelle viva. Perché mi si è tolta una pellicina un pochino, ma poco 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 male. Allora vado a mettere il mio washi così, poi lì non mi preoccupo perché vado a tagliare col mio taglierino e vado a mettere qui il mio bisturi, neanche il mio taglierino. Vado a prendere il mio bisturi, mi sono dimenticata il coso da taglio. Il mio cosino da taglio, questa scrivania sta diventando un po' troppo piccola e vado a tagliare sia di qua che di qua raga. Ok, e vado a abbiamo qui sotto. Abbiamo mercoledì, scusate che 16 lo dice un amico nostro di famiglia e quindi ormai per noi è così. 15, che è oggi, e lunedì che era ieri. Lunedì 14. Allora, a parte che oggi sto rompendo tutto e non so perché, cioè veramente mi si sta cavando tutto, penne, non so. Allora andiamo sempre a utilizzare un colore brillantinato. O comunque tipo questi qua metallizzati di colori carini, quindi questo. Allora andiamo qua a scrivere. Scriviamo qui luna. Oh, che le palle. Allora, aspettate che perché ho bisogno che mi faccio un attimo di spazio perché veramente non ce la posso fare. Allora, l'una e mezza scrivo ragazzi perché è il lavoro. Anzi, fino, ho fatto fino alle 15:20, quindi scrivo quanto ho fatto oggi. Ho fatto sempre dall'1:30 alle 15 se non erro, e scrivo sempre ragazzi e poi qui mi scrivo l'ora, comunque a un'ora e qualcosa,
Mettiamo tanto così, metto le virgole e poi qui scrivo H. Domani, sempre domani, all'1:30 ci sono i ragazzi, però non so fino a che ora. Stessa cosa di qua, 1:30 ragazzi, 1:30 ragazzi. A parte qua che ho sbavato. Se queste qua andrebbero un po' lasciate lì asciugare, ma non ho tempo e nella voglia. Ok, fin qua ci siamo. Poi, prima di andare a scrivere, anzi, qui scriviamo con questo viola qua. Qui 18 unghie Franca e Giuliana sono le ragazze che si sono venute a fare le unghie ieri, poi sempre ieri. Vengono le cose in mente a rap blu. Qui scriviamo uscita, però non vi dico con chi. Ora vado a prendermi i miei stickers, quelli giganti, dove è l'altro, e scelgo qualche sticker da mettere magari qui, anche se un po' giganteschi. Vediamo un po' come fare, come gestirsi la situazione. Allora, visto che sono uscita ieri, vado ad usare questo qui, qua, proprio così. Allora, vado a tirare via la pellicola, ve la faccio vedere insieme, perché volevo vedere se riuscivo a tirarla via pianino pianino, perché come vedete io ho un dito un po' monnellino in cuoggi. Quindi questo va qua e quest'altro va messo qui di ripiego. E qua, bellissimo questo, mi piace, mi caso per niente, mi caso con poco. Allora, ce ne sono di bellissimi. Non so per quale stile, magari vi faccio vedere un po' un po' di sticker. Questo verrà un po' lungo questo video vlog. Questo video però vi faccio, perché credo di non averle fatto mai vedere questo. Cioè, è bellissimo. Allora, qui ce ne sono un mondo. Se volete vedere questi stickers, seguitemi sul prossimo video vlog, ve li farò vedere. Quindi questo di qua, ne devo mettere magari qualche sticker di questi, che ovviamente anche questi li ho divisi, cioè hanno più sticker, però li ho messi tutti insieme. Ma che bello questo, lo tengo per un'altra cosa. Voglio mettere uno qui in mezzo, qui, anche se mi copro la scritta. No, bisogna che metta qualcosa, sì, però lì in mezzo, ok, però che non copro la scritta. Beh, questo è top. Li ho mescolati insieme perché ho fatto un unico. Qui sarebbe già. Cioè, questo sarebbe già meglio, visto che la domenica e il sabato riposo. Ecco, lo metterei qua. Qua, e questo lo metterei. No, questo basta. Questo qua mettiamo qua. Non so se lo vedete. Solo domenica e sabato, poi vi faccio vedere. Oh. Poi sistemerò anche questi un attimo. Uso. Soprattutto il pollice, che dove fate più, lo usate di più. Ok, questo andiamo a mettere qua sopra in modo tale da non riuscire più a sbavare. Mentre questo qui lo vado a posizionare qui al centro. Tra i 2 giorni, perché tanto sabato e domenica, bene o male, non faccio più nulla.
questo è a posto. Sì, vabbè, spavalto anche questo. Ok, lì vado a mettere un stickerino di questi qua con su scritto Happy Birthday. Ecco, visto che è una bimba, vado a mettere quello. Sì, vado a metterlo così. Solo che va fuori. Lo metto qua. Sì, lo metto lì. Anzi no, vado a mettere questo qua piccolino, carino. Sembra quasi fatto apposta che mi è venuto fuori. Lo metto questo qua, lo metto sempre qua. Scritto Happy Birthday to you. Oh, che bello questo. Quello è più bello. Ecco, devo coprire il cuoricino che ho fatto da schifo. Il cuoricino fatto da schifo. Vado a inserirlo qui, ovviamente come al solito lo metto al suo posto e dopo vado a sistemare dopo. Come sempre, nei miei play with me, se no non sarei io. Questo play with me è un po' lungo, ma mi dispiace raga, veramente, perché come vedete sono fuori uso con una mano e non mi va più di tanto la mano. Beh, io quasi quasi, boh, forse metterei uno sticker, sapete quale? Questo qua della Gemme lo andrei a mettere uno. Questo qua lo andrei a mettere qua, se si stacca qua, così. E un altro lo andrei a mettere sempre di Gemme qua. Porco. Ecco fatto, così semplice. E vabbè, me ne manca uno lì. Questo qua. Qua. Ecco. Andiamo a metterlo nell'agenda. Aspettate, eh? Rieccomi, mettiamo via nell'agenda la settimana. Quindi queste sono le settimane scorse. Non ho aggiunto nient'altro a parte aver girato i video. Ah, vedete? Oggi abbiamo girato Play With Me, giustamente. Quindi andiamo a scrivere girato Play With Me. Lo andiamo a scrivere magari con una penna. Questa qua. Oggi è martedì, quindi qui scriviamo girato plan with me 3 e inizio vlog 58. Bene, ora andiamo a inserirlo qui al suo interno. Quindi qua e qua. Quindi aspettate, perché qua ho visto che ci sono dei pezzi di washi rimasto attaccato, che andiamo a togliere. Quindi questo va messo qui, questo va messo qua e questa è la settimana che ci piace e la lascio così aperta sul quadrito ed eccola qua, ci piace. Noi ci vediamo presto con un prossimo vlogmas, sì, vlogmas, Elena, certo, con un prossimo video. E che dire, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi sui social e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!